Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino. Eccoci qua, ai piedi di questo bellissimo albero di Natale blu. Come il cielo, come i sogni che volano verso il cielo. Io sono Angelo Perfetti, molti di voi mi conoscono e sono il direttore del Faro Online. Il Faro Online ha pensato questo Natale di organizzare qualcosa di carino per il territorio, per le persone del territorio, in particolare per i bambini del territorio di Fiumicino. E ci siamo posti questa domanda in redazione: ma in questo periodo di grande difficoltà per tutte le famiglie italiane, come potranno passare questo Natale le famiglie che già durante l'anno stanno già in grande difficoltà, che anche loro hanno dei grandi problemi personali? Beh, abbiamo pensato che ovviamente potevano stare peggio di come stiamo noi, e allora perché non pensare a fare qualcosa tutti insieme, noi e loro, per stare meglio tutti insieme? Come si può star meglio tutti insieme? Con un sorriso. E allora abbiamo pensato di immaginare una manifestazione che si chiamasse Regala un sorriso e che fosse destinata ai bambini del territorio di Fiumicino. E abbiamo cominciato a ragionarci, sapete, per fare una manifestazione, un evento, c'è bisogno di sponsor, c'è bisogno di materiale, c'è bisogno di tante cose. E chi poteva darcele? Abbiamo cercato di reperirle dal territorio, cercando però, attenzione, di chiederle come solidarietà, come voglia di condividere un sogno, quindi senza sborsi economici, senza investimenti. Allora siamo andati prima di tutto dalla MTDA, che è la Music Theater Dance Academy di Parco Leonardo, che ha una scuola proprio di danza, di ballo, di musical, e abbiamo chiesto a loro se la sentivano di organizzarci uno spettacolo per questo Natale. E la risposta è stata immediatamente sì, e quindi avevamo già un primo punto. Dopo ci siamo mossi ancora e siamo venuti a chiedere a quello che noi pensavamo potesse essere lo scenario di questo spettacolo, quindi a Parco Leonardo, il privato per eccellenza. Ebbene, abbiamo trovato anche qui una enorme disponibilità. Non solo Parco Leonardo ci ha dato la location completamente gratuitamente, ma ha anche fatto dei piccoli gadget, dei piccoli regali per i bambini. Poi siamo andati al comune e al comune abbiamo chiesto di metterci il patrocinio. Ecco, sentite dei rumori in sottofondo, questi sono le prove di questo spettacolo che ancora non è iniziato. Fra un pochino inizierà, ma i bambini stanno già in azione, stanno cercando di provare, stanno cercando di fare il loro meglio per altri bambini. Anche questa è una cosa meravigliosa. E dunque, dicevo, siamo stati al comune, il comune anche ha detto subito sì, ci ha dato il patrocinio, si è preoccupato di organizzare con i bambini, seguiti dai servizi sociali, un pulmino o comunque un trasporto per portarli qui a Parco Leonardo. E quindi fra un po' questi bambini avranno un pomeriggio di gioia fatto con uno spettacolo, danza, di musica, di divertimento, e poi gadget, e poi regali, e poi un giro sul trenino, perché anche il trenino ha aderito a questa manifestazione e ha deciso di donare un giro, un paio di giri gratis all'interno di Parco Leonardo, questa cosa che è il trenino, che è un po' il vecchio giocattolo di tutti, no? Che come dire, unisce intere generazioni, da quelle proprio più anziane, più vecchie, a quelle moderne. E poi ancora altri sponsor, Gori Immobiliare, che alla fine si è aggiunta donando un vero e proprio regalo per ogni bambino portato dai servizi sociali del comune, quindi un'altra cosa meravigliosa. E poi ancora altri sponsor che hanno donato magliette, cose che sono utili per fare lo spettacolo, e sponsor che adesso non mi ricordo tutti, ma che verranno comunque citati sia nell'articolo che verrà fatto sul Faro Online, sia all'interno della manifestazione, ovviamente. E quindi un po' questo sogno nel cielo, questa nuvola che stava andando nel cielo, è diventata concreta, tangibile, e oggi si realizza questo piccolo miracolo di aver messo insieme il pubblico, il privato, tutti senza un vero e proprio ritorno economico, ma solo con la voglia di regalare un sorriso. E forse credo che alla fine il sorriso più grande rimarrà nella nostra anima, se riusciremo, come ormai siamo prossimi a fare e incrociamo le dita, una bella cosa per i bambini di Fiumicino. Fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.
Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno boh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però. E mi vergogno un po', perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però. E mi vergogno un po', perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno.